molto schematicamente, perché non abbiamo molto tempo, io credo che si tratta di rispondere e vedere fra di noi se siamo d'accordo o no su direi tre cose. Bisogna lottare contro l'Unione Europea oppure no? Cosa è cambiato in questi anni e che fare? Guardate, quando dico Unione Europea sì o no, c'è dentro anche la questione dell'euro. Dobbiamo essere contro o per l'euro? Contro il modo come è stato fatto l'euro, contro l'unione monetaria, c'è oramai uno schieramento che va ben al di là di noi. Lo stesso Delors, che tu hai appena nominato, ancora recentemente attraverso la sua fondazione ha detto così l'unione monetaria non va bene, non va bene. Allora, quindi non siamo soli, non siamo, voglio dire, noi e Stefano Fassina qui presente. La questione di che l'euro così e l'unione monetaria non funziona è una questione aperta, quindi non è questo di cui sto parlando, e credo che sia uno dei grandi temi sui quali noi dobbiamo essere in grado di fare delle proposte. Altra questione era la scelta concreta che Tsipras doveva fare, sulla quale fra di noi ci sono stati dei disaccordi. Lo stesso rapporto del Parlamento Europeo, ultimo, sulla questione monetaria, il rapporto della socialista della Press, è un rapporto molto, molto critico su questo tema. Tutti sono d'accordo che l'unione monetaria, con tutti, un allargo schieramento, è d'accordo che così non va. Che l'Unione Europea sia stata fatta malissimo, credo che siamo tutti quanti d'accordo. Non si è trattato della realizzazione di Ventotene. Vorrei che ricordassimo alla gente che quando è stata creata l'Unione Europea nel 1957 ufficialmente a Roma, Spinelli era con i suoi federalisti in galleria all'Adriano a buttare volantini contro l'Unione, la CE, che in quel momento veniva fatta. Ventotene era stata pensata, l'europeismo di Ventotene, per la pace, l'Unione Europea nasce come un pezzo della guerra fredda, e anche questo vorrei ricordare: il primo voto istituzionale di una istituzione in favore dell'Unione Europea sono i voti del Congresso americano, del Senato e poi del Congresso, l'11-24 marzo 1947. E il comitato, l'American Committee for United States of Europe, era presieduto da John Foster Dulles, che se non vi ricordate era il fratellino del capo della CIA. Tutto questo è naturalmente naturale, l'Europa era spaccata in due, serviva all'Occidente un avamposto fedele lungo l'Elba. Tutto il resto non mi ci soffermo perché è storia concreta. Voglio dire, l'impronta che è stata data immediatamente alla comunità europea nel 1957 era liberista. Erhard, ministro dell'economia famosissimo della Germania, non voleva fare entrare l'Italia perché sosteneva che l'Italia aveva una costituzione che non poteva rientrare nell'idea della comunità europea per via del suo carattere sociale, intervento pubblico nell'economia e così via. C'è un bellissimo passaggio di Paolo Veglia che ha scritto, nel quale dice: beh, poi ci dicemmo fra di noi, tanto non lo sa nessuno, continuiamo a fare, perché era l'epoca dell'IRI, era l'epoca dei grandi investimenti pubblici dell'Italia alla fine degli anni 50, non lo diciamo, tanto non se ne accorgono. Dico queste cose per dire che non voglio certo rifare la storia, ancorché interessante, perché la storia dettagliata dell'Unione Europea, della CE, dell'Unione Europea è importante da capire se vogliamo fare una lotta efficace contro. La cosa interessante è le sinistre come si sono occupate di questo tema. Le sinistre tutte, guardate, non solo il Partito Comunista, ma l'SPD, i sindacati inglesi, il Partito Laburista, i sindacati in generale di tutti i paesi del centro-nord si sono per anni dichiarati contro la comunità europea. Per due ragioni. Prima, perché vedevano in pericolo il welfare proprio per il tipo di impostazione che era stata data. In particolare l'Italia, perché come sapete i comunisti furono esclusi e la CGIL in quanto tale fu esclusa dalle rappresentanze europee
fino alla fine degli anni 60. Addirittura, siccome i socialisti poi erano al governo e però stavano pure nella CGIL, non sapevano come sciogliere questa cosa, e arrivarono a proporre che ci fossero solo i socialisti della CGIL a Bruxelles, ma non i comunisti, cioè delle cose fuori del mondo. Questo per dire che insomma la cosa era questa. E poi avvenne questo capovolgimento quasi improvviso, per cui improvvisamente questo atteggiamento di un no, che era anche in qualche modo sbagliato, perché voglio dire, il mercato comune europeo era anche una buona idea in quegli anni, insomma, di per sé, adesso tutto il resto no, e questo non venne, ci fu una cosa. Il Partito Comunista Francese disse che la comunità europea, la CE, era uno strumento dell'imperialismo americano per ruralizzare l'Europa, cioè una baggianata senza fine. Ma insomma, quindi ci furono dentro questo dibattito anche molte sciocchezze. Il fatto sta che ci fu poi un acritico mutamento di posizione e da allora una acritica adesione al processo in corso, fino alla totale disattenzione per ogni decisione che è stata presa. Si è pensato non solo naturalmente dei socialdemocratici, ma anche dei comunisti. Quando nell'86 si prende la decisione più importante dal punto di vista del processo che poi è seguito, che è la libertà di movimento dei capitali, sono al governo quasi tutti i governi di centro-sinistra, in Francia, in Grecia, in Inghilterra, in Germania e ovunque. I comunisti, il PC non era al governo da nessuna parte, ma non ha mai neanche avvertito la gente che questa cosa si doveva fare. E così si è andati avanti anche con i successivi trattati. Quando è stato votato e approvato il trattato di Maastricht, che è poi nel 93, che è, come dire, la base tuttora sulla quale si fonda tutto il peggio che è stato fatto dopo, perché è lì che si fa l'unione monetaria, è lì che si assume che l'obiettivo primario dell'Unione Europea è e deve essere la competitività. Ora voi sapete bene che se la competitività è l'obiettivo primario, ne consegue inevitabilmente la politica che è. Quando c'è il trattato di Maastricht, la Camera dei Deputati italiani ha speso un giorno e mezzo per discuterlo, e il voto contrario fu solo di Rifondazione Comunista e di Alleanza Nazionale, e meno male che ci fu Rifondazione Comunista che votò contro, ma il giorno dopo Rifondazione Comunista stessa se ne dimenticò completamente, nel senso che l'argomento non se ne è più occupato nessuno, perché le questioni europee non sono diventate in alcun modo parte del dibattito e dell'azione politica, se non per qualche invocazione di carattere ideologico. E allora questo è il punto drammatico. Ma la discussione è diventata molto geografica, no? La questione di come dovrà essere fatta la BCE, la Banca Centrale Europea, come non voglio adesso affrontare nel dettaglio, ma che cosa piuttosto complicata, perché l'indipendenza della BCE, come sapete, fu stabilita perché c'era un elemento ragionevole, poi adesso dovrebbe essere cambiato, vediamo come, perché l'idea era che bisognava frenare la tendenza, in Italia sappiamo bene quanto è stata pesante, alle svalutazioni e alla spesa pubblica indiscriminata, che furono la caratteristica dei governi democristiani, craxiani e berlusconiani, e di cui ci portiamo ancora il peso dietro. Certo che quel tipo di indipendenza che era stata messa a garanzia è diventata oggi un'altra cosa, è diventata la mancanza di un governo politico sulle questioni monetarie, e quindi è qualcosa che va cambiata. Però credo che è importante che capiamo anche cosa dobbiamo proporre e perché, perché la questione è più complessa. Io vado molto rapidamente perché ci abbiamo poco tempo, solo per dire che ciascuna di queste cose dobbiamo rifletterci. Su tutti i trattati successivi che ci sono stati dopo Maastricht, che sono stati Amsterdam, Nizza e poi Lisbona, con in mezzo, badate, un fatto molto importante che in Italia ebbe pochissima ripercussione. Quando fu presentata il primo e unico e solo tentativo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea,
cioè la proposta di una Costituzione che avrebbe dato una qualche sovranità reale all'Unione Europea, nel 2005 due dei paesi fondatori, l'Olanda e la Francia, al referendum votarono no. L'eco in Italia che ci fu di quel no clamoroso fu che erano dei rigurgiti sovranisti, nazionalisti. Oggi ho visto con piacere che persino D'Alema dice: ci sbagliammo, non era vero che si trattava di rigurgiti sovranisti, c'era dentro una polemica nel mondo sul modo come veniva fatta l'Europa, che aveva ben altri contenuti, che poi è diventata opinione dilagante, perché D'Alema si faccia l'autocritica, sapete, è una cosa così rara che credo che valga la pena di sottolinearla, e per questo l'ho citata, perché è, come dire, una cosa rara. Benissimo, allora salto di nuovo, sempre per fare chiaro. Il fatto è: cosa è avvenuto in questi anni? Non voglio andare nei dettagli di quello che sono stato fatto. Sono state fatte moltissime cose dal Trattato di Lisbona fino ad oggi, e cioè sostanzialmente la gestione di un'unione monetaria che legava le mani alla stessa Unione Europea nel momento in cui arrivava la crisi ed era necessario un intervento di emergenza, perché non è... Il Trattato di Lisbona dice con tutta chiarezza che c'è il divieto del bailout, il divieto di ogni Stato membro di aiutare un altro Stato membro, e il divieto per l'Unione Europea di aiutare uno Stato in difficoltà, sulla base del principio che l'Unione Europea non è un organismo solidale e che quindi ognuno si faccia i cavoli suoi a casa sua, e se uno entra nei pasticci se la cavi da solo, sono cavoli suoi e io non voglio entrare. Siccome però poi la destabilizzazione, il default di uno dei paesi dell'Eurozona finiva per ripercuotersi negativamente anche sugli altri, hanno cominciato a capire che non erano fatti dei Greci o dell'Irlanda o del Portogallo, ma riguardavano tutti, e allora hanno cominciato a intervenire. Come hanno cominciato a intervenire? Siccome i trattati gli legavano le mani, le regole che si erano da loro stessi dati, hanno cominciato ad operare per via amministrativa, e cioè non per via legale, non, come dire, convalidata democraticamente da una decisione legittimata politicamente da una per via parlamentare. E tutti questi anni, dal Trattato di Lisbona ad oggi, sono stati una dopo l'altra una serie di decisioni, di meccanismi importantissimi che sono stati presi sostanzialmente in modo amministrativo e delegando a un misto fra Commissione e Consiglio. Tenete conto che il Trattato di Lisbona aveva detto che bisognava finalmente dare potere al Parlamento europeo. Gli hanno dato col Trattato di Lisbona qualche potere di codecisione, eccetera, ma in compenso è da allora che il potere della Commissione e del Consiglio sono enormemente aumentati, di fatto dunque marginando con il suo piccolo potere di codecisione sul bilancio il Parlamento. E allora di lì la troica, il meccanismo di stabilità, cose assurde, il meccanismo di stabilità che è stato inventato per poter in qualche modo aiutare i paesi in debito, perché la loro default si riproducesse, che potesse su tutti, è stato fatto attraverso la costituzione di una società privata basata nel Lussemburgo e sottoposta alla legge del Lussemburgo, ma gestita dalla Commissione, cioè tutte cose completamente fuori controllo. Di tutto questo parlate, non avete sentito mai parlare? Avete mai sentito che una qualche forza politica abbia parlato del six pack o del two pack? Il six pack e il two pack sono la cosa più grave che è accaduta, perché il six pack e il two pack significa che si è stabilito un calendario per i parlamenti, quello in cui si decide il bilancio, la finanziaria da noi, che viene rigorosamente sottoposto al vaglio della Commissione, cioè un organo esecutivo, passo dopo passo, per cui dal momento che si fa, dal momento in cui viene sorvegliato, gli viene detto che così non va, deve essere fatto in un altro modo e così via, fino al Fiscal Compact, che è l'ultimo degli anelli di un processo che però è già stato, è andato avanti e che porta alla, praticamente al
togliere qualsiasi economia parlamentare. Di questo non si è parlato assolutamente mai. Io mi domando persino se facciamo un referendum nel Parlamento, se qualcuno sa che ci sono, se quelli che fanno le chiede, no, davanti al Parlamento, che hanno chiesto ai deputati, no, quando è stata la rivoluzione francese, che c'è verso la fine dell'Ottocento, un paio di questi della Lega, ma se gli chiediamo cos'è il six pack, credo che le risposte potrebbero essere anche più fantasiose. Ecco, quindi l'urgenza, come dire, di fare qualche cosa. Io vorrei sottolineare una cosa: tutto questo ha portato, come sappiamo, alla famosa austerità e a questa politica, come dire, deflazionistica, con tutte le conseguenze che sappiamo. Ma poco io credo che si è parlato di una cosa che io credo è la cosa di cui ci dobbiamo occupare seriamente, perché è una cosa che ha delle grandi conseguenze. In questi 7-8 anni da Lisbona in poi è avvenuto un mutamento profondo. Si è passati dalla decisione, dal governo politico delle decisioni prese, cioè dalla democrazia rappresentativa, alla governance. Io mi incazzo sempre, scusate, quando sento dire governance, persino nelle riunioni dell'ARCI, la governance dell'ARCI. La parola governance non è la traduzione dall'inglese in inglese della parola governo, è un'altra cosa, è il contrario del governo, è la gestione tecnocratica amministrativa. Questo è quello che è avvenuto in Europa. C'è stato lentamente uno svuotamento dei poteri politici e un passaggio alla governance. Badate, questo però, l'Europa è stata da questo punto di vista pioniera di un processo che è in atto in tutti i paesi europei. Possiamo dire che Renzi è il migliore allievo di questo progetto, e questo progetto è il progetto della Trilateral 1973, quando si riunirono e dissero: c'è troppa democrazia, venivamo dagli anni delle grandi lotte, il sistema non lo può reggere, l'economia è cosa troppo complicata perché se ne occupino i parlamenti. Questo è esattamente quello che è successo. E Renzi, ecco, finisco rapidamente, Renzi, ma badate, in tutti i paesi d'Europa. Io credo che questa è una grossa questione, perché riguarda anche, si intreccia con il discorso a proposito dell'Italia nostro, cioè di come oggi giudichiamo. Renzi non è pericoloso per questo, per quello, per il job act, eccetera, ma è pericoloso perché è il portabandiera di questo modello post-democratico e post-parlamentare, con tutto quello che consegue. Cosa dobbiamo fare? Beh, credo che intanto dobbiamo stare attenti nel come facciamo le parole d'ordine. C'è ancora, fra chi polemizza con l'Europa, molti che dicono ci vuole più Europa. Stiamo anche attenti a questo, perché di più Europa ce n'è stata moltissima, c'è stata un'enorme centralizzazione delle decisioni importanti per l'Europa, solo in termini antidemocratici. Badate, persino uno come Ulrich Beck, che è stato democratico, eccetera, è arrivato a dire che è bene che sia così, perché va bene, certo non è legale perché si fa tutto violando i trattati, però è legittimo. E ha detto a Bruxelles: viva la cellula rivoluzionaria di Bruxelles, che finalmente rompe gli indugi e le lentezze per poter fare invece la spazio dei poteri che non avrebbe, ma che sono buoni, perché questo è il modo di fare l'Europa. Attenti alla parola d'ordine più Europa, ma quale? Certamente contro questo più Europa di oggi. Seconda questione, e poi mi fermo, perché credo che anche questa su di noi abbia importanza. Un contentino è stato dato dall'Unione Europea alla espropriazione di democrazia politica, ed è stato, a mio parere, un'enfasi tutta quanta fatta sulla questione dei diritti, intesi come diritti individuali. Ed è la Carta di Nizza. Benissimo la Carta di Nizza, ci ha dato molti diritti, figuriamoci se siamo contro i diritti, siamo per i diritti. Ma quell'idea che i diritti sono solo individuali significa la frantumazione del soggetto politico. Siccome non c'è più il popolo, è difficile individuare il popolo europeo per tante mille ragioni che sappiamo,
E allora ci sono gli individui. Che cos'è l'Europa? Un aggregato, un distinto di individui cui per fare stare buoni hanno tutti i possibili diritti, quelli che naturalmente sono facili. Ma non c'è più il soggetto deliberante e quindi, come dire, il protagonista, il soggetto di un processo democratico. La governance, le decisioni amministrative nascono da questo. È una questione assai complessa, ma lo dico solo per dire: stiamo attenti all'enfasi che viene posta esclusivamente sui diritti, perché anche noi qui si dice i diritti, parliamo invece di soggetto deliberante, che forse è più corretto. Cosa possiamo fare noi? Dico soltanto due cose molto brevemente. Io credo che noi dobbiamo passare, perché se vogliamo che si faccia una battaglia europea seria, e bisogna farla evidentemente, la sinistra europea non l'ha mai fatta, che dobbiamo uscire dalla genericità, se no non andiamo da nessuna parte. Non basta dire siamo contro l'austerità, io credo che dobbiamo prima di tutto allertare l'attenzione di tutte le nostre organizzazioni su quel che succede anche giorno per giorno, le decisioni che vengono prese, perché bisogna riuscire a capire ogni volta che cosa viene fatto, e perché sennò la parola d'ordine è generica. E su questo, ripeto, è stato, io credo che noi dovremmo riunire, decidere di avere un gruppo di lavoro competente naturalmente, che ci aiuti a tirare fuori una carta con 3-4 questioni precise di cui vogliamo oggi un mutamento, e che sono evidenti su tutte le questioni. Non ho parlato dei rifugiati, non ho parlato di tutto questo perché il tempo non c'è, ma che su tutte queste questioni noi ci dotiamo di una carta, e che questa carta diventi la carta delle organizzazioni europee, facciamo circolare eccetera. Anche perché, badate, dico una cosa adesso che so che griderete perché è impopolare, ma la gente, è giustissimo lottare contro la TAP, le fibrillazioni eccetera, ma la gente non ne può più di sentirci soltanto dire no TRIP, no TAP, no qui, no su, no là, o diciamo delle cose che proponiamo, o alla fine è capitato, diventa quelle robe che si suonano nelle orecchie e non le ascolti neppure più. Anche sulla questione dell'Europa io credo che dobbiamo fare questo. Questa è la prima proposta. La seconda proposta, guardate, la questione fondamentale è che è vero che è difficile gestire, perché dobbiamo, se l'Europa è così brutta, starci? Io credo che ci dobbiamo stare per una ragione, perché con la globalizzazione abbiamo perduto qualsiasi possibilità di controllo democratico delle decisioni. Possiamo forse recuperare un controllo democratico se si riesce a disarticolare la globalizzazione in organismi regionali dove è ancora forse possibile garantire le istituzioni democratiche. L'Europa è una di queste, non solo perché è la nostra regione, ma anche perché l'Europa è il contenitore dove c'è del maggiori numero di lotte e di diritti acquisiti. L'Europa rispetto al mondo ha una memoria, una storia più ricca e più forte degli altri posti, nonostante il colonialismo e tutte le aberrazioni. Bene, per questo questa Europa ci interessa, per questo questa articolazione ci deve essere preziosa. E guardate, se noi usciamo non ce la rifaremo più a riproporre questa cosa. Per questo io l'ho detto per sempre, bisogna stare nel ring in modo molto combattivo per cambiarla, ma è, come dire, un acquisito in qualche modo, che io credo che se dovessimo ripartire da zero non riusciremo più, saremo tutti fuscelli che stanno in giro per il mondo schiacciati completamente da colossi che sono molto più grandi di noi, e perderemo qualsiasi speranza di democrazia. Il compito nostro, perché poi noi siamo movimenti, siamo organismi, non agiamo diciamo come partiti politici, è enorme. Però questa battaglia non si fa se non si costruisce il popolo europeo, chiamiamolo come vogliamo, la parola popolo è equivoca, demos eccetera, ha anche delle ambiguità fortissime dentro, ma per questo vuol dire i tedeschi, finisco con i tedeschi, voglio parlare a favore dei tedeschi. I tedeschi hanno, non mi guardate male, i tedeschi hanno una corte costituzionale che magari ce l'avessimo noi, attentissima. La sentenza Grimm, già con Maastricht,
poi ripetuta per tutti i trattati, ha obiettato la incostituzionalità di questi trattati, perché sulla base dell'argomento che la propria Costituzione impedisce di devolvere sovranità a organismi che non sono democratici, cioè l'Unione Europea. E infatti, perché il Parlamento tedesco ha votato unico per approvare in ultima istanza il prestito alla Grecia? Perché loro hanno poi finito per accettare i trattati sulla base però del diritto che a dire l'ultima parola sia il proprio Parlamento. Quindi hanno, come dire, sono stati più forti nel denunciare il carattere antidemocratico dell'Unione Europea. E perché hanno detto che era antidemocratica? Guardate, non perché il Parlamento Europeo ha pochi poteri, che è importante ma non decisivo, perché hanno detto mancano gli organismi, i corpi intermedi che fanno della democrazia una democrazia. Cosa sono i corpi intermedi? Quelli che collegano il cittadino con l'esecutivo. Partiti, sindacati, organizzazioni, ONG, movimenti, televisioni, media, tutto ciò che rende democratico una democrazia, che è, diceva Pietro Ingrao, se vogliamo ricordarlo, il voto non basta, occorre tutto questo. Questo credo che è il terreno nostro, e significa che ce n'è per tutti, non soltanto, è capito che i sindacati è una prima questione enorme, i sindacati europei, come sapete, praticamente non esistono, i partiti sono molto formali, ma c'è un lavoro paese, città per città, di trovare i collegamenti, di fare. L'unica cosa che abbiamo è qualche centinaio, qualche migliaio di Erasmi, è l'unica cosa che si è fatta. I movimenti sono stati importantissimi, il pacifismo italiano è stato l'unico momento negli anni 80 in cui si è costruito davvero qualche cosa di europeo, e quindi guarda male, quindi mi fermo qua subito, e con questo è il nostro lavoro. Però noi dobbiamo riuscire a pensare anche a un modello di sviluppo, anche qui abbiamo pianto Ingrao. Ingrao era l'uomo, lo scontro nel PC avvenne sulla questione del modello di sviluppo, perché c'era una posizione che diceva mille rivoli di protesta, Amendola era nigeriano in realtà, mille rivoli, tante proteste, questa è la posizione, Ingrao c'è un modello di sviluppo. Che razza di modello di sviluppo vogliamo? Di sviluppo, modello di Europa, anche su questo dobbiamo lavorare. Ieri a Milano ero lì perché c'era l'apertura, terra madre, c'erano 2500 contadini che venivano da tutto il mondo, fra questi moltissimi giovani europei che sono tornati all'agricoltura. Che cosa vogliamo che sia l'agricoltura dell'Europa? Cosa vogliamo che sia l'industrializzazione? Possiamo pensare non come Corbyn, ritorniamo alle nazionalizzazioni in Inghilterra, possiamo pensare di proporre delle nazionalizzazioni europee, le grandi infrastrutture che sono necessarie all'innovazione. Se noi continuiamo a dire soltanto no austerità, ma questi soldi poi vengono immessi nel mercato, vanno al consumo, punto e basta, e perché vengono invece le risorse utilizzate per un nuovo modello, ci vuole ben altro. Anche su questo io credo che noi dobbiamo attrezzarci a lavorare.